chiude questa sessione di saluti istituzionali, che istituzionali non sono stati, ma sono stati sostanzialmente qualcosa di molto più solido, Mario Cirillo, che ringraziamo anticipatamente. Sì, grazie a voi, grazie a tutti per partecipare a questa cosa. Io sarò breve anche perché non ho voce, e poi perché chi mi ha preceduto praticamente ha declinato. Quindi mi limiterò a sottolineare due cose che mi hanno colpito particolarmente e a cui io do un'enorme importanza per quanto attiene il tema appunto dei controlli ambientali, che è stato già detto, è cruciale per quanto riguarda il sistema di protezione dell'ambiente. Uno, è stato detto, c'è una crescita esponenziale di sensibilità ambientale nel paese, a cui si accompagna una crescita esponenziale di impegni in termini di controlli e di vigilanza. È stato detto, no, Giuseppe Lopresti dice, 10-15 anni fa si faceva qualcosa, 5, 6, 7 ispettori erano più che sufficienti per gestire un numero limitato, adesso non ci si fa, adesso c'è stata una crescita esponenziale in termini di impegni. E questo perché la gente è sempre più, come dire, interessata alla qualità dell'ambiente, perché ha capito che la qualità dell'ambiente è una condizione indispensabile di qualità della vita. E allora l'aspetto tecnico, che è imprescindibile, il fatto di fare le cose dal punto di vista tecnico in maniera ineccepibile, deve sposarsi con la capacità di comunicare al cittadino quello che si fa, come si fa, perché lo si fa. Riacquisire, come dire, la fiducia da parte, diciamo, degli stakeholders, perché la percezione diffusa che abbiamo, diciamoci la verità, è che c'è una crisi di fiducia. Mi rivendo una cosa che ho già detto al seminario sugli indicatori, ne parlavo ieri con dei colleghi alla riunione di un'area del mio dipartimento. Dobbiamo passare da una informazione che sia scientificamente affidabile a una informazione socialmente robusta. Socialmente robusto, adesso lo dicevo Luciano Gallino, non lo dico io, no? Ed è fondamentale. Ed è fondamentale. Questo significa che anche chi si occupa di controlli deve avere questa consapevolezza. Non, il suo compito non è limitato a fare un aspetto tecnico, ma il suo compito è anche, e in questo deve essere supportato dai colleghi che lo fanno con professionalità, quindi diciamo che hanno competenza anche per quanto attiene la comunicazione, la percezione dei rischi, no? Deve essere finalizzata anche una comunicazione efficiente ed efficace dell'informazione tecnica che in qualche modo sviluppa, in qualche modo declina. Questo è il primo aspetto che volevo sottolineare. L'altro aspetto è stato detto dal commissario e poi è stato ripetuto dal direttore Marchesi. Triangolo, no? Istituzionale, Stato, Regioni e SNPA. È una sfida che io trovo magnifica, proprio perché non è risolta. Perché ISPRA, Ministero, ARPA, APA, Regioni, Province Autonome, parliamoci chiaro, la realtà è questa, eh? E poi c'è il sistema. È una sfida stupenda, perché poi il sistema mette insieme invece entità che si occupano di ambiente e che però riferiscono, fanno riferimento rispettivamente allo Stato e alle regioni. Quindi il ruolo del sistema è cruciale. Diventa veramente, come dire, una cinghia di trasmissione, se vogliamo, di compensazione anche fra le tensioni e le criticità che inevitabilmente ci sono tra Stato e regioni. È inutile che ce lo nascondiamo, non è stata menzionata l'ILVA, ma ne potremmo raccontare tante altre da questo punto di vista. E sotto questo profilo il sistema ha un ruolo, secondo me, unico, non risolto, tutto da costruire. E quindi benvengano le scuole di formazione, benvengano tutte quelle iniziative che formano e informano chi si deve occupare della materia. Io ho finito perché mi è pure venuta meno la voce, per cui buon lavoro a tutti.